Buonasera a tutti, bentrovati all'Osteria dello Sport. È orario merenda e tra poco qui vicino a me, su questa tovaglia bianca e rossa dell'Osteria, ci sarà, vi annuncio subito, un ex calciatore, ruolo difensore centrale, che ha militato in una grandissima squadra italiana dal 97 al 2000. Ha vinto anche una Coppa UEFA nel 98. E ha giocato con tanti grandi campioni, uno su tutti, Ronaldo. Certo, a quei tempi era meglio averlo nella propria squadra, e così è stato per il nostro ospite. Annuncio appunto questo calciatore. E ora, io non conosco il Lucano, però ecco, il nostro ospite è nato a Potenza. È nato a Potenza e si è trasferito proprio all'inizio della sua carriera in Sicilia e qualcuno l'ha scoperto. Un grande allenatore che lo ha preso per mano e lo ha portato con sé in tutta la sua carriera calcistica. E come diceva una grande canzone, una bella canzone, grandi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Perché dico questo? Perché questo allenatore, quando ha iniziato con lui, almeno il nostro ospite ha iniziato con questo allenatore nella Cremonese, ha fatto una carriera bellissima e poi ha finito proprio con lo stesso allenatore con la quale aveva iniziato, nel Siena. Tra poco avremo Ciccio Colonnese, che dovrebbe essere collegato con me tra qualche istante, ci racconterà qualche aneddoto della sua carriera. Emozioni grandissime. Era il 6 maggio, 6 maggio del 1998, al Parco dei Principi, arriva una vittoria fantastica. Quella in Coppa UEFA. E quindi adesso ce l'abbiamo e sono felice. Ciccio Colonnese, Ciccio, ci sei? Ci sei? Sì, ciao. Ciao Ciccio, come stai? Benissimo, benissimo. Senta, allora, non so se hai sentito la presentazione, stavo cercando di prendere un po' di tempo perché così avevi la possibilità di collegarti. Insomma, parti da Potenza e da lì hai fatto un giro immenso. Un giro lungo, largo, dal sud, dal profondo sud Giarre, profondo nord Cremona. Poi torno di nuovo al sud a Napoli, poi vado al centro a Roma e poi ritorno al nord a Milano e torno al centro dove attualmente a Siena, dove poi dopo insomma mi sono fermato a vivere. Seba Frey, guarda, ci sei anche Seba, c'è anche Seba, salutiamo Ciao Seba, Seba, lo Seba, sai, l'ho ciao intervistato Seba. sabato, l'ho intervistato, strepitoso, con quel look. Tu qua tutto sommato, cioè lui è così eclettico, tutto sommato tu sei rimasto sempre un po' uguale, no? Con i Sì, capelli sempre sulle spalle. sempre uguale. Sì. Cerchiamo di tenerci. Seba è sempre stato un estroso, quindi sono i suoi capelli. Anzi, lui dice che devo fare i capelli come lui, quindi vuole che mi taglio i capelli. Comunque, niente, praticamente poi a Siena, dove ho smesso di giocare, dove adesso vivo a Montecatini, quindi insomma la patria del nostro caro amico Fabio Galante, quindi insomma sono venuto a prendere il suo posto qui. Lui ormai si è trasferito a Milano, quindi sono E venuto qui. Sì. allora, come dicevo all'inizio, dicevo che c'è una grande canzone, una bella canzone che dice i grandi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Possiamo definirlo, virgolettato, tra te e Gigi Simoni è stato un grandissimo amore. Come no, un amore folle, la persona più importante della mia vita calcisticamente, la persona che umanamente mi ha dato quello che mi hanno dato, insomma, la mia famiglia, i miei genitori, gli stessi valori, l'onestà, la serietà, il rispetto verso i tifosi, perché lui mi ricordava sempre a Cremona, il primo giorno che arrivai, la frase storica è stata: ricordati Ciccio, ti vieni da Potenza. Non sa, la gente non sa neanche dov'è.
Quindi ricordati che tu sei l'orgoglio della tua regione, quindi abbi rispetto per tutta questa gente che ti segue, perché venivano sempre numerosi a vedermi, quindi devi dare tutto il meglio di te stesso. E questa è stata un po' diciamo, la grande voglia, insomma, di avere rispetto sempre per tutti i tifosi, tutta la gente che veniva a vederci, e quindi era giusto dare tutto quello che avevi in campo, uscire sempre con la coscienza pulita, potevi anche giocare male, però dal punto di vista personale avere sempre la consapevolezza che, insomma, il tuo lavoro l'avevi fatto in maniera onesta e leale. Difensore centrale, questo è stato il tuo mestiere. Quindi hai dovuto affrontare gli attaccanti più veloci, quelli che erano, diciamo, gli avversari più forti. Ho dovuto giocare, È quindi c'è. stato un lapsus freudiano, avresti voluto farlo attaccante da No, piccolo. no, volevo, no, no, quello no, volevo fare il difensore, l'ho fatto. Ho dovuto attaccare, nel senso giocare, attaccarli agonisticamente, i più forti attaccanti degli anni, diciamo, 90, perché quel momento lì penso che, insomma, il calcio italiano ha avuto i giocatori più forti che ci sono stati dal punto di vista del calcio, perché, insomma, io ho iniziato a giocare, c'era Luca Vialli, Ravanelli, Del Piero, Baggio, della Juve, poi c'erano, insomma, Weah, Savicevic, Batistuta, insomma, una valanga, Signori, tantissimi campioni, tantissimi attaccanti, per poi arrivare Inzaghi, Vieri, insomma. Quindi scontrarti con questi giocatori non è stato semplice, è stato molto difficile. Dovevi essere attentissimo, perché sennò ti facevano fare brutte figure, perché prima si giocava uomo, quindi la responsabilità era la tua e tu dovevi veramente essere concentrato, perché altrimenti ti facevano la faccia nera, tornavi a casa, ti vergognavi di uscire. Quindi, e il calcio era un calcio molto più emotivo rispetto ad adesso, molto più, c'era un trasporto maggiore. Adesso è mediatico, è un calcio fisico, invece prima era un calcio molto più tecnico, molto più passionale, non me ne voglia nessuno, c'era grande un'emozione diversa, e lo dimostra il fatto che, insomma, sono passati tanti anni e c'è grandissimo rispetto tra tutti noi giocatori, anche se non abbiamo giocato sempre insieme, però anche con altri colleghi c'è grande rispetto, c'è grande, veramente i calciatori di una volta, io ho la sensazione che si volevano più bene. In campo ci menavamo, però fuori dal campo c'è grande stima. C'erano quel rispetto che è difficile, non lo perdi più, insomma. Intanto salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo in questo istante, insomma, d'altra parte parliamo di un argomento che piace, che piace Tantissimi, tanti. tantissimi tifosi, tantissimi amici, vedo tanti da Vero. tutte le parti, iraniani, anche un ragazzo iraniano che mi segue, mio figlio, siamo in tanti, mi fa piacere. Ha parlato di tuo figlio, ma è vero che sta facendo anche lui calciatore nel suo piccolo? Chi lo dice? Sì, ci prova, ci Ci prova, ci prova. mette tanta passione, bravo, perché insomma, ha la convinzione di farlo in maniera seria per adesso. Io cerco di fargli capire che, insomma, anche a quest'età, che lui ha 13 anni, bisogna fare le cose fatte bene. Se uno vuole giocare a calcio, bisogna. Anche da bambino io ero così, ero una macchina perfetta, ero attento a tutto, ero uno che, insomma, curava l'aspetto alimentare, curava la voglia di migliorarti. Quindi dico: senti, babbo, ricordati che se vuoi giocare a calcio devi pensare che anche a quest'età non ascoltare chi ti dice: ma sono piccoli, lasciali fare. Io dico che anche da bambino si è, diciamo, dei piccoli professionisti che poi te li porti dietro diciamo, nel proseguo della tua vita. Puoi anche non riuscire, però secondo me ti dà la convinzione di avere un carattere, di avere coraggio, di avere regole, ti forma, dal punto di vista umano ti forma. Comunque fare anche difensore centrale, insomma, voleva dire anche avere un certo temperamento, no? Molto temperamento, essere degli animali in campo, delle persone che, insomma, l'avversario doveva essere annientato. Doveva essere visto, come spesso succedeva, il sabato io spegnevo tutto e mi concentravo soltanto staccavo col mondo intero e mi concentravo soltanto sulla persona che dovevo marcare, perché era un giocatore che dovevi studiare le sue qualità, dovevi studiare la strategia migliore per metterlo, per farlo, insomma, non rendere al massimo.
perché sapevi che molto passava da te, se tu riuscivi a fermarlo, la tua squadra poteva, insomma, avere un grande vantaggio e poter avvicinarsi alla vittoria, insomma. Nel 91 vinci il campionato europeo Under 21 con Cesare Maldini, però ecco, diciamo che la gioia più grande, senza nulla togliere a quella competizione, è nel 98. Tra l'altro, Sì, 6 maggio, è vero, 6 maggio, maggio 98, 98, 22 anni sì, fa. 22 anni fa, sono passati già 22 anni. Parco dei Principi, che cosa è Okay. successo? E niente, è successo che venivamo 15 giorni prima da una delusione cocente, che era la sconfitta a Torino e quindi la perdita dello scudetto, quell'anno lì, perché insomma quell'Inter lì era un Inter molto forte, c'aveva Ronaldo, c'era Zamorano, Djorkaeff, Baggio, scusa, no Baggio, Moriero, Simeone, Winter, insomma, Pagliuca, Bergomi, insomma, Fabio, insomma, era una squadra forte, molti italiani che tiravano, diciamo, per il verso giusto, ma tanti stranieri che, insomma, era un mix giusto. E vincemmo quella partita perché, insomma, come se c'è stato un segno del destino di ridarci quello che ci avevano, insomma, portato via, diciamo, un po' prima. Perché? Perché la Lazio era molto forte, era una Lazio di Mancini, la Lazio di Casiraghi, la Lazio di Nedved, la Lazio di Hugovic, la Lazio di Marchegiani, Nesta, quindi una squadra fortissima anche la Lazio, però ripeto, noi siamo entrati in campo, Ronaldo soprattutto, insomma, aveva voglia di quel giorno lì di dimostrare di essere il campione in assoluto più forte che c'era e insomma, facemmo una partita eccezionale 3-0, ma insomma, fu veramente un interstellare che portò a casa un traguardo meritato. Hai parlato ovviamente dell'attacco, però anche la difesa composta da Bergomi, Fresi, West e Colonnese era un muro invalicabile. Insomma, è stata veramente la difesa più forte di tutto quel campionato. È E non vero, solo. vincemmo la Saracinesca, insomma, come miglior difesa, poi Luca vinse la Saracinesca d'oro, che era la miglior difesa, lui il miglior portiere del campionato, perché eravamo forti nella testa, quella squadra lì era una squadra forte nella testa, difensivamente era. Abbiamo perso il Che nostro se gli davamo la vediamo se riusciamo a possibilità di. recuperarlo. Abbiamo perso l'istante. Vai, perfetto. Pronto, pronto. Sì. Sì. Ho detto che se riuscivamo a tenere la partita non andare sotto, Ronaldo ce l'avrebbe insomma portata a casa la vittoria. Quindi, insomma, l'obiettivo nostro era quello lì di cercare di vincere la partita, di tenerla viva, cioè di non prendere gol, perché poi davanti avevamo lui che, insomma, quell'anno lì fece veramente follia. E in panchina ancora Gigi Simoni. E Gigi, sì, Gigi è stato uno stratega perfetto perché appena arrivò da noi, insomma, quell'anno lì disse: ragazzi, voi siete una grande squadra, ma ricordatevi che siete tutti normali. L'unico fenomeno che abbiamo è Ronny. Quindi concediamogli qualcosa, facciamo sì che anche se qualche allenamento lui non si allena al massimo oppure non, insomma, non ha voglia di venire a fare con noi le corse, lasciamolo libero perché lui ha la possibilità di farci vincere. E quindi questa è stata la cosa che ha fatto sì che nel gruppo non ci fossero gelosie, ci fosse un rispetto dei ruoli, nessuno si lamentava se non giocava perché insomma l'obiettivo comune era andare avanti e vincere e così è stato. Io dico sempre che a distanza di anni quella squadra lì era una squadra fortissima che poteva, se avesse vinto lo scudetto, poteva aprire un ciclo, perché veramente era una squadra molto forte. Hai una maglia dell'Inter da farci vedere? Sì, ce l'ho, guarda, eccola qua, la maglia dell'Inter, c'è cioè proprio quella là, la famosa maglia della finale di Parigi. Me l'hai chiesta, hai detto, hai parlato di questo trofeo. Ecco, aspetta che la faccio vedere, Bellissimo. te la faccio vedere Allora ti meglio, anzi passo. me la posso, guarda, quasi quasi. Me la indosso così la facciamo vedere. Eccola qua, te la faccio vedere. Perché il nostro Ciccio Colonnese ha l'Inter nel cuore. Tra l'altro Sì. fai ancora parte della fondazione di Vecchie Glorie, ma quando vi rincontrate? Ma che spettacolo! Ma quando vi rincontrate, ma come sono? Sono in forma come te oppure qualcuno un po' appesantito Ma in devo questi essere onesto tornei? che quando andiamo a giocare c'è una grande concorrenza e quindi bisogna essere in forma. Ci abbiamo un programma di allenamento da portare avanti e quindi ce ne siamo tutti quanti molto allenati. C'è Zanetti che è in gran forma, insomma, sono tantissimi, cioè, tutti Quindi la quanti. pazza non si vede, insomma. No, Non non ce n'è, non ci deve essere, non ci piace, non ci ci deve piace. essere.
Non ci piace il mangiare, lo sappiamo che insomma, bisogna essere sempre professionisti perché quando si indossa la maglia dell'Inter, anche se si va a giocare come leggende, perché insomma, ormai insomma, avendo quasi 50 anni un po' tutti, insomma, siamo delle leggende, però bisogna essere sempre in forma, far bella figura, essere, insomma, non si può andare in campo, è meglio non andare. Io dico sempre che se bisogna andare a fare brutte figure è meglio non andare, è meglio far finta di essere infortunati e, insomma, e non andare. Certo, insomma, ci vuole rispetto anche per Sempre, coloro sempre, che, sempre, per se stessi e per coloro che ti seguono. L'hai detto anche prima, no? Che per te il tifoso è tutto. Sì, io vengo da Potenza dove si vive per il calcio e quindi ho capito come i tifosi veramente sono importanti perché loro si ipotecano tutto per andare allo stadio, cioè, delle incredibili, cioè, c'è gente che non mangia per andare a vedersi la partita e quindi quello per me mi fa capire che devi avere un grande rispetto dei tifosi. I tifosi sono così, sono tifosi, non ragionano come ragioniamo noi, ma tu lo devi sapere. Ti amano quando giochi bene e ti odiano quando giochi male, ma è normale perché loro pagano e quindi Perché hanno ti il sentono di famiglia. sì, perché hanno il diritto di farlo, perché insomma, io dico sempre che le persone vanno capite. Ti devi adeguare a chi c'è di fronte. Il tifoso è questo: il tifoso è consapevole che le sue emozioni cambiano a secondo del tuo modo del risultato, e per questi sei tifosi. Quindi, invece, tu sei un professionista e tu devi ragionare convinto che tu fai il tuo dovere, dando il massimo, il meglio di più no, che non puoi avere nessun, come si dice, nessun rammarico. E quindi questo grande rispetto che deve avere nei confronti dei tifosi deve far sì che nessuno ti possa dire nulla. Infatti è stato un po' quello che ho sempre fatto io. Dovunque sono stato, insomma, dal punto di vista professionale, nessuno mi ha mai potuto dire nulla. Potevo giocare male perché trovavo un avversario più bravo di me, che mi faceva fare brutta figura, ma insomma, ma non dipendeva dalla mia professionalità. La mia professionalità è sempre stata diciamo, di quella di avere rispetto della maglia che indossavo e dar tutto per quella maglia. Allora, fare professionista comporta anche ovviamente, a meno che uno non faccia come Giancarlo Antognoni che ha sposato la maglia viola per sempre, insomma, tendenzialmente si cambia squadra. Ecco, quel 5 maggio tu Sì, non avevi quella io non squadra. avevo, è vero, io quel 5 maggio ero in panchina con la Lazio, giocavo nella Lazio e ho assistito insomma, a una debacle perché lo stadio era completamente nerazzurro, due C'era squadre quel c'era giorno. lo C'era quel stadio, giorno olimpico. due squadre gemellate, quindi l'atmosfera era quella di, diciamo, di una festa. Però da buon professionista io dal campo sapevo che non, insomma, volevo urlare al cielo dicendo a tutti, ma non sarà così facile come tutti pensano, perché il calcio poi va giocato sul campo, perché la Lazio era una squadra molto forte. Salutiamo Andrea Castellini, il figlio del Giaguaro che ci segue, Sì. grande Giaguaro. Io ti sento un pochino basso nel volume, ma Mi non... un senti basso? Adesso pochino basso, non so se magari anche coloro che ci stanno seguendo in questo un momento po' meglio sentono basso, adesso, perché un non po' vorrei meglio. perdermi neanche un Aspetta, istante di quello. adesso? Non Senti, tantissimo, comunque riesco a capire, adesso però ecco, non capisco. c'è proprio Non lo so volume. come mai, Volume non ho idea, meglio. non ho idea. Vediamo se metto le auricolari. Se è meglio, boh, adesso? Uguale, Avanti, dai. uguale. E niente, praticamente mi stavi chiedendo la domanda che mi hai fatto? Ah, di Di quel quel 5 giorno maggio lì, praticamente quindi sono io volevo urlare al passata cielo, dalla mente volevo urlare al ma cielo proprio che. di questo, cioè proprio di questo, di quel giorno. Tu hai parlato ovviamente di Ronaldo, ma quel giorno per Ronaldo, insomma, sono arrivate le lacrime. Che impressione ti ha fatto vedere piangere lui? Triste, impressione triste, io l'ho visto uscire quando ci siamo incrociati nel sottopassaggio, l'ho guardato e gli facevo con gli occhi, gli facevo, cioè nel senso il mio gesto era quello che di dire oggi c'hai da combattere, nel senso che la partita sarà una partita vera, perché nessuno gli poteva regalare nulla, perché la Lazio giocava per la Coppa UEFA, era una squadra forte, era una squadra che insomma non. Anche se il pubblico voleva, insomma, che lo scudetto andasse all'Inter, però la partita doveva essere giocata sul campo. E sul campo, insomma, poi l'Inter fece un ottimo primo tempo perché era in vantaggio, poi però, insomma, dopo la partita cambiò perché all'ultimo minuto ci fu quell'errore gravissimo di Gresco
E lì cambiò tutta la storia perché insomma si pareggiò il 2-2 e dopo il secondo tempo fu un'altra partita. Perché? Perché insomma forse l'Inter mentalmente è venuta quella partita lì un po' scarica, era convinta che il campionato potesse finire la settimana prima a Chievo, non è stato così, ti trovi l'ultima partita in casa con la Juve che vince dopo poco, tu devi vincere a tutti i costi, non è semplice, la tensione insomma, è stata veramente terribile, è stato veramente terribile vedere insomma, molti dei miei ex compagni che insomma, hanno perso uno scudetto che veramente meritavano perché sono stati dall'inizio alla fine in testa. Intanto ti vogliono, dopo Dopo, aver non vinto so la chi è, Champions Interlandia, League. Ciccio, dopo la diretta non so chi sia, però dico, dopo la diretta vado a fare una corsetta, dai, grazie, Ti vado. reclamano. A fare una Senti, corsetta. Ciccio, volevo chiederti una cosa. Allora, se tu dovessi dare un voto alla tua carriera, cioè tu hai dato tutto te stesso, perché insomma, si vede anche dal tuo temperamento, dalla tua professionalità e della tua dedizione al lavoro. Insomma, hai dato tanto, ma che voto daresti? Ma io mi darei un ottimo voto, quasi top per quello che ho fatto alla fine, quindi quasi un 9, 9. 10 no perché non sono arrivato in nazionale e un giocatore che insomma ha avuto la fortuna di fare la mia carriera con le squadre giocate doveva arrivare in nazionale, insomma, un po' per colpa mia, perché insomma è un po' per sfortuna, perché l'anno dell'Inter sono stato vicino quando insomma andare ai mondiali, poi prescelsero Bergomi, beh, Maldini scelse Bergomi, che Maldini io l'avevo avuto in nazionale del 21, mi conosceva. E scelse Bergomi, però insomma potevo arrivare lì e forse mi do un punto meno anche perché insomma quando ho scelto dopo gli anni della Cremonese ho scelto la squadra dove andare, ho sbagliato andare a Roma perché dovevo rimanere un altro anno alla Cremonese perché era il giusto diciamo merito, riconoscimento e poteva essere la maturazione giusta per un calciatore giovane. Perché andare subito in una squadra così grande, insomma, mi ha fatto tornare indietro, nel senso, mi ha dato uno stop che poi è stato duro riprendere, insomma. Quindi questo è stato forse l'errore che ho fatto tornando indietro per non darmi il 10, perché poi ho fatto un miracolo in tutto e per tutto, essere arrivati da Potenza dove sono emersi in tutta la storia del calcio lucano quattro giocatori, perché c'è stato Franco Selvaggi. Qualcuno No, unico che poteva Franco essere Selvaggi, tale no, siamo a stati in. quell'epoca? Ma no, all'epoca mia non c'è stato nessuno, adesso c'è Zaza, Simone che è di Marconia, che insomma è dall'altra parte, non è vicinissimo a Potenza, Franco Selvaggi che è di Matera e poi di Potenza siamo in due, io e un altro giocatore che si chiama Giuseppe Catalano, che lui ha giocato nel Messina. Quindi dimostrazione che insomma è molto molto difficile arrivare a grandissimi livelli. Però insomma sono felice. Che insomma, a distanza di anni ho la coscienza pulita perché tutto quello che ho fatto l'ho fatto al 100%, non mi sono lesinato nulla. L'affetto che ho avuto a Napoli, a Cremona, a Milano, anche a Roma con la Lazio, i primi 2 anni sono stati molto belli. Ripeto, forse l'unica piazza dove non ho lasciato un grande ricordo è stato proprio Roma. Anche Siena, c'è un ottimo ricordo di me. Però Roma, per questo motivo qua, perché sono arrivato in una Roma che era una squadra forte di grandi difensori, c'era Aldair, c'era Lanna, c'era Annoni, c'era insomma Carboni, Amedeo, quindi una squadra molto forte, quindi per un ragazzo di 21 anni è difficile inserirsi in quel contesto lì. Però insomma sono molto felice. C'è anche un tifoso interista che ci dice salutiamoci da Potenza, la pasticceria milanese, quindi salutiamolo, vedi che è lì presente sempre, Ciao. è un fedelissimo, mi segue sempre, quindi lo Fedelissimo. salutiamo, sì, lo salutiamo. Lui e tutta Senti, la sua Ciccio, famiglia. Dimmi. hai preso patentino d'allenatore? Ma non fa per me. No, non lo so, non fa per me, non lo so. Ho pensato questo a un certo punto quando mi sono reso conto che per 2 volte sono andato per fare il secondo e poi ho detto, bah, forse arriverà il mio turno, invece non ho avuto questa possibilità e allora ho pensato che forse. Erroneamente, non lo so, ma insomma mi è passata un po' la voglia, sono sincero. Mi sono reso conto che forse lo dovevo far prima, perché quando smetti di giocare, questo, diciamo, per Ci sono fare. anche,
giocatori come Pirlo che lo stanno prendendo adesso, ma 41 Però, anni, quindi. sai, Andrea ha smesso e poi io ho fatto passare un po' di anni, insomma, io ho qualche anno in più di Andrea. Andrea ha giocato con me all'Inter, ragazzino, insomma, quindi io ho 49 anni. Mi sono reso conto che ho preso i patentini, ma dovevi subito andare. Io invece ho aspettato, lì, quindi mi sono trovato in due realtà difficili, mi sono scontrato in due ambienti tosti da secondo, perché se, insomma, mentalmente io forse il secondo non lo sono, perché insomma ho un carattere che, decisionale e quindi non va bene. E allora niente, ho pensato di no, potrebbe essere una soluzione un domani più per i ragazzi, per i bambini, oppure. Quello che onestamente mi piace molto di più adesso è dal punto di vista dirigenziale. Forse sì, forse quello che tutti mi dicono sono più predisposto, avendo questo carattere, questo temperamento, e più fare diciamo, una figura da direttore tecnico, da dirigente, che da allenatore. Perché l'allenatore deve mediare, deve essere una persona, insomma, che deve avere bastone e carota. Io, insomma, da questo punto di vista sono più quando è bastone, io sono bastone, insomma. Vado duro, 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 vado Certamente. molto duro sul pezzo, non ho un equilibrio, sono un po', è la mia crescita, il mio carattere, insomma, è difficile cambiare. E quindi mi sono reso conto che per fare allenatore invece no, o sei Mourinho, Capello, Conte, che quindi hanno una storia e si possono permettere, se no devi pensare di mediare, perché se no non arrivi da nessuna parte. Con i giovani di oggi, se sei troppo duro, non arrivi, perché insomma. Ti mandano a casa da breve me. Vedo tanti miei ex compagni che iniziano a allenare, ma dopo un po' li mandano a casa, perché loro ragionano da professionisti, che i giovani di oggi fanno fatica a ragionare da professionisti, quindi ti scontri e quindi diventa difficile. Non mi sembra che tu abbia una grossa impressione per quanto riguarda il calcio attuale. Però ecco, per entrare un po', diciamo, sull'attualità, No, 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 no. secondo te come Dimmi. si è comportato il calcio Ma nel confronto di questi 2 mesi il calcio attuale, io difficilissimi? ho la sensazione che i giocatori si sono comportati bene, perché io voglio difendere la categoria, io sono un collega ancora nella testa e quindi difenderò. Oh, secondo me si è comportato bene l'aspetto dei calciatori, perché hanno fatto il loro dovere, si sono fermati, stanno aspettando per rientrare. Secondo me sono un po' più a livelli alti che hanno fatto un po' di confusione, perché sono loro che devono dettare le linee guida. Devono dare certezza ai calciatori, certezza chi è protagonista, perché io sento parlare, ma il calcio fa storia a sé, il calcio. Non ci dimentichiamo che i protagonisti sono i calciatori. Se vanno, io dico sempre che se il calciatore viene visto sempre in una maniera negativa, non va bene, perché se poi dopo, insomma, lo vediamo sempre negativa, però non ci dobbiamo dimenticare anche quando però poi il calciatore fa divertire le persone la domenica, che ti fa star felice perché fa quel colpo a effetto e allora il lunedì va a lavorare sereno. No, allora non bisogna far così. Il calciatore che è protagonista, bisogna sempre dargli un giusto spazio da protagonista. Non bisogna poi bistrattarlo e dire, ma questi calciatori, no, perché se no è come questi calciatori quando ti fanno divertire sono e quando non ti fanno divertire bisogna buttarli al macero. Non è così, quindi io dico che l'equilibrio ci deve essere anche lì. I calciatori sono dei protagonisti che danno gioia e sono un business importante per tutto l'ambiente e che vanno anche tutelati. In questo momento qui ci vuole una tutela, però chi ci governa, chi dovrà decidere, dovrà anche decidere di dare la tranquillità giusta a questa situazione, che come spero, mi auguro che si ritorni a una tranquillità, una serenità, come sembra, in maniera tale che si possa tornare a giocare, perché il calcio dà gioia, dà felicità, dà emozione. Noi siamo tutti malati di più di calcio. Senza il calcio non si può stare, non ci dà felicità, non è vita, non me ne voglia nessuno, ma non ce la fai. Passi il giorno, accendi la TV e dopo 10 minuti la spegni. Perché? Perché non c'è una partita di calcio. In Questo. Germania a metà maggio vorrebbero addirittura ripartire. Senti, ma tu, se tu fossi un giocatore di adesso, Sì. vorresti ripartire oppure no? Perché mi sembra che qualcuno è Qualcuno seco? disponibile, o almeno, Sì, perché sì, sì. insomma, il calcio è anche uno sport
ci sono gli scontri. Quindi lo so, ma contatti. questo è vero quello che dici, però da qui a quando si dovrà ripartire ci vuole ancora del tempo, perché non è che riparti domani, guardiamo da qui al 18 giugno come sembra, ci vuole ancora un mese e mezzo, vediamo, quindi può essere che davvero migliori le cose, secondo me bisogna pian piano cercare di ripartire per vedere cosa accade, poi decidere se ripartire o meno, però diamo almeno la possibilità, apriamo un po' la mente affinché ci sia la possibilità di poter provare. Poi fai sempre presto a cercare di tornare indietro, però questa chiusura netta di cercare, secondo me, non è positivo per tutti, ripeto, per tutti. Iniziamo a fare allenare, se la gente va a correre, va a divertirsi, proviamo, almeno dico dove c'è la possibilità di farlo. È chiaro che nelle categorie dove non puoi farlo è giusto stoppare tutto, ma dove c'è la possibilità, che è la Serie A, secondo me bisogna cercare a tutti i costi di provare a vedere se si può ripartire. Ripeto, perché da qui al 18 giugno, quando si dovrà poi, insomma, veramente giocare, mi sembra di aver letto, ci vuole ancora un mese e 10 giorni, sono tantissimi. Quindi vediamo gli eventi, insomma, perché? Perché il calcio, secondo me, è troppo importante per tutto il paese. Sono d'accordo con te. Ciccio, ma qual è l'attaccante che avresti voluto affrontare adesso, se tu fossi Un giocatore, marcarlo? sì, un A me mi sarebbe attaccante che avresti piaciuto. voluto Mi contro la sarebbe Serie A? piaciuto. Insomma, che soddisfazione affrontarlo. Ma io ti dico la verità, mi piacciono i giocatori brevilini, quindi giocare contro Dybala, contro questi giocatori qua, tipo di giocatori Dybala, Martinez, questi era un piacere giocarci, perché sono quelli che creano, che spaccano le partite, sono quelli lì molto, veramente molto forti. Questi sono questi tipi di giocatori che, insomma, mi avrebbe fatto piacere marcarli perché era un esame importante, insomma, era un test forte per capire se eri in grado di tenerli, perché quelli ti fanno fare brutta figura e allora, insomma, ripeto, sarebbero stati i tipi di giocatori che avrei. Mi sarei confrontato molto, molto bene contro questi tipi di giocatori. I tifosi bisogna sempre accontentarli o almeno farli felici. C'è un aneddoto nello spogliatoio dell'Inter che non hai mai raccontato e che ci vuoi raccontare stasera? Un aneddoto dello spogliatoio dell'Inter che non ho mai raccontato, che vi posso raccontare stasera. Non ho mai raccontato l'aneddoto. Che c'era qualche giocatore sonnambulo, che c'era Sartor che era un sonnambulo, che nessuno voleva dormire con lui perché si svegliava la notte. Sì, Gigi Sartor era sonnambulo, lui dormiva con Moriero e che con Moriero una notte si svegliò alle 3 del pomeriggio, alle 3 di notte, andò dal massaggiatore e disse: io non dormo più, datemi una camera che non posso dormire più con questo. Praticamente si era svegliato nel sonno e lo voleva far fuori e quindi Checo ha libito la settimana dopo a dormire da solo. Quindi, insomma, questi sono, diciamo, un aneddoto che ci avevamo in squadra. Un giocatore, insomma, come Sartor, che era un giocatore estroso, insomma, un giocatore che era un po' pazzoide da questo punto di vista. Senti, se buoni rapporti ho letto con il Ciolo, con Simeone. Grandissimi rapporti, l'amico. È un amico vero che ho, perché il Ciolo è stato mio compagno di squadra all'Inter e alla Lazio. L'ho ritrovato anche lì, è mio compagno di camera, di ritiro. Sceglieva me e io stavo bene con lui, parlavamo sempre di calcio, siamo due malati di calcio. Lui ha fatto l'allenatore perché lo doveva fare, perché si vedeva che era la sua strada. È un allenatore che non parlo per affetto, ma dico che è un allenatore che riesce a far bene quello che sa fare, nel senso che lui il suo calcio è quello, non si inventa nulla e lo porta avanti, porta il suo credo calcistico avanti, riesce a trasformare le persone perché è una persona leale, lui costruisce le squadre sull'uomo più che sulle qualità del giocatore dal punto di vista tecnico, lui vuole il giocatore uomo che sa soffrire, sa giocare sempre per vincere, sa ascoltare quello che gli viene detto, insomma, ho visto la sua crescita perché la conosco, perché sono amico, perché ci parlo spesso, perché sono stato al suo matrimonio, è invitato, uno dei pochi invitati, insomma, italiani, quindi, insomma, una dimostrazione che c'è un grande rispetto
Non ho mai lavorato insieme perché lui, stando a Madrid, non ha bisogno diciamo, di me, perché il suo calcio, insomma, io lo conosco poco, il calcio spagnolo, insomma, lo conosco dalla TV o meno, però insomma, c'è un grande confronto dal punto di vista professionale, perché insomma, siamo molto simili caratterialmente e ci vogliamo bene veramente, nel senso che tra noi due c'è veramente un bellissimo rapporto, ci vogliamo bene, quindi sono anche dal punto di vista umano, perché insomma la sua famiglia l'ho vista crescere, i suoi bambini, insomma Giovanni che stava a Firenze, insomma ho visto la sua crescita lì, spesso ho cercato di aiutarlo, insomma lui non voleva andare via dalla Fiorentina perché gli piaceva molto stare a Firenze, quindi però insomma alla fine insomma, uno sceglie la sua strada, quindi insomma sono felice di essere suo amico, lui l'ha detto personalmente, ha detto che uno dei miei amici veri nel calcio è Ciccio Colonnese, quindi mi ha fatto molto piacere perché insomma a distanza di tanti anni essere riconosciuto da uno che è più, forse tra i più grandi allenatori che c'è in circolazione come amico, significa che nel calcio insomma qualcosa di bello ho lasciato ed è una cosa molto molto piacevole. È vero. Allora, il nostro Ciccio Colonnese sembra seguire molto una dieta, quindi Sì, sta molto attento al molto, molto, molto. fisico, insomma, l'alimentazione è molto importante, più volte, insomma, l'hai Lo rimarcato tu dico stesso, però perché c'ho anche allo tanti stile dello amici. sport si mangia, si Vabbè, mangia, mangiare. si Vabbè, giusto mangia. mangiare. Una volta alla settimana si può, dai, no? Oggi tocca? Oggi è il giorno che si mangia? Che Oggi si mangia, vai, oggi mangiamo. Sì. cosa ci porti in tavola? Mi porta a tavola una cosa spettacolare, che penso che piace a tutti, una bella pasta alla carbonara con le uova fresche del contadino, che è fondamentale, cioè, perché io dico che innanzitutto quando si fa questa pasta alla carbonara bisogna avere gli ingredienti ottimi. La pasta, scegliere un'ottima pasta, quindi insomma, non lo so, non andare a comprare la pasta che costa poco, ma è meglio spendere qualcosa in più perché la pasta deve avere un sapore al dente buono. Cioè, le uova, scegliere delle uova, se c'è la possibilità di prendere non le uova, insomma, dai supermercati, ma anche quella, farsi dare delle uova fresche è meglio. E poi prendere non so, siccome si fa la carbonara con il guanciale, non comprare la pancetta, ma guardare il guanciale, che è molto più, diciamo, la parte prelibata per fare la pasta alla carbonara. Quindi si mette il fuoco, si mette l'acqua, quante persone siamo? 3, 4, si sceglie 100 grammi di pasta, 4, insomma, se siamo in 4, 400 grammi di pasta, ci mettiamo un'uova e mezza a testa per persona, quindi mettiamo, non so, 5 uova, va bene, 5 uova, ci mettiamo solo il rosso d'uova, che lo mettiamo in una padellina dove lo sbattiamo bene, poi mettiamo questo guanciale nella padella, la facciamo friggere un po' il guanciale leggermente con un goccio d'olio, la pasta dopo 12-15 minuti, quindi significa una pasta abbastanza compatta, forte, quelle lì che hanno una buona farina. Quando è finito di cuocere, mettiamo la pasta dentro la padella con la pancetta. Iniziamo a saltarlo un po', veloce, in maniera veloce, la saltiamo e mettiamo le uova, il rosso d'uova, solo il tuorlo, la giriamo bene, ci mettiamo un pochino di parmigiano, di pecorino, scusami, no parmigiano, di pecorino, 50 grammi di pecorino. Quando è tutto pronto, la mettiamo nei piatti e dopo, se uno vuole, ci aggiungiamo un po' di pepe. E mettiamo un po' di pepe a testa e questo è il mio piatto che consiglio a tutti, che mi è venuto l'acquolino, che domani lo rifarò perché io una volta alla settimana faccio sempre questa carbonara con mio figlio, mi diverto che lui è molto bravo in cucina, si mette il grembiulino insieme a me e ci divertiamo e mia moglie ci guarda, quindi ci piace, quindi la carbonara fatta così la consiglio a tutti quanti, Barbara, insomma, Barbara ricordiamo. Ciccio Colonnese. Sì. Quindi lui ci ha cucinato ben benino questa carbonara come cucinava ben benino i suoi avversari. Ecco, brava, ecco la stessa cosa, La uguale. stessa identica cosa. Senti, mi dice un'ultima cosa. Ma gli interisti, i tifosi interisti ti chiamano Cheyenne? Perché? I tifosi napoletani mi chiamano Cheyenne e poi è passato ai tifosi interisti. Quello è passato da Napoli, era un nome dato da Raffaele Auriemma, che è un giornalista napoletano,
che poi me l'hanno trasferito a Lecce, perché ero un indiano, perché secondo loro i capelli erano un po' i capelli di indiano, e quindi quando giocavo ero un po' aggressivo, come gli indiani, diciamo, e quindi quando mi mettevo sulle prede ero addosso ed ero molto, li attaccavo forti gli attaccanti, e quindi insomma questo è rimasto il nome di Cheyenne. Beh, mi fa piacere, io sono sempre stata per gli indiani, non per i cowboy, non so te. Sì, è vero, è vero, è vero, anch'io. Va bene, Ciccio, allora io ti ringrazio, spero di riaverti presto. È stato Sei molto stata persona piacevole. disponibile, carina, umile e insomma Sempre a sono disposizione. qualità che alla fine sono vincenti. Grazie, io saluto tutti quelli che ci hanno scritto, li salutiamo tutti, Barbara, per non far scontenti nessuno. E un buon saluto anche a te e buon lavoro per quella tua trasmissione. Grazie mille. E allora, se volete rivedere questa intervista, potete andare sul mio canale YouTube e lì potrete rivedere il nostro Ciccio Cheyenne Colonnese. Ciao Ciccio, alla prossima! Ciao, 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 Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. a domani!